la 18ª giornata del girone D della promozione laziale. I padroni di casa si trovano ad ospitare l'unica squadra ancora imbattuta del campionato, il Cassino di Mister Nanni. Andiamo. Prova a suggestire a Leonardo con la sua qualità, va con il tiro di Mancino e il gol di Leonardo. Dopo 11 minuti e 40 secondi il Studio Terme Castelforte passa in vantaggio con il gol di Marco Leonardo. Sui sviluppi di questo calcio di punizione, bel cross, mette in mezzo, Giordano esce, c'è uno tra e va direttamente in porta, il pallone sfiora la rete col mancino profondo direttamente su Giordano che la chiama, la prende Lini che cerca il mancino, Tedeschi la stoppa, il tiro, la palla che esce dei precedenti, infatti arriva il tiro, si deve allungare Giordano, Tino avanza, Cinerelli va al tiro, diagonale troppo stretto, Conte viene messo giù, attenzione a Martino che di destro sfiora il gol del 2-0. Là dentro il colpo di testa allungare di Ambrifi con Giordano che è uscito a vuoto e poi si allunga a prendere la palla sulla testa di Carlini. Cinerelli serve, Conte in aria, il tiro e la parata. Ambrifi, Carlini la mette giù, attenzione ancora per Ambrifi, Leonardo si oppone. Carriera, va col mancino Carlini, la deviazione di testa. 5, attenzione! Scodella il pallone in mezzo, Tedeschi il colpo di testa. Va Carlini direttamente in porta e arriva la correzione in rete. Il gol dovrebbe essere stato proprio di Quintigliano. Entra e segna il numero 16. Sì, questo lo sapevamo, una squadra che non ha subito nessuna sconfitta, in 16 precedenti partite aveva subito solo 8 reti, per cui sapevamo che era una difesa difficile da affrontare, però ci eravamo riusciti, avevamo fatto gol, stavamo facendo una partita sì attendista, però pungevamo in contropiede e poi c'è stato questo episodio che non mi ha fatto dubbio, perché lo stesso avversario ha poi confessato di aver preso la palla con tutte le mani, quindi non c'è nessun dubbio sull'episodio, forse solo l'arbitro ha avuto qualche dubbio. Ma la partita la giudico in modo positivo, tenendo presente che è la prima partita dopo le feste natalizie, pertanto non sapevamo i ragazzi come dovevamo, insomma, però mi sento abbastanza soddisfatto, resta il rammarico che a un quarto d'ora dalla fine stavamo vincendo, è arrivato un gol molto rocambole. Sì, la cosa positiva di questa giornata è tenere l'imbattibilità, aver recuperato una partita verso la fine non facile, perché il Sui è una squadra comunque organizzata, ha fatto la partita sul gol, bravi e fortunati sul gol, è ovvio che poi ci aspettavano al varco, ma ho detto ai ragazzi che ogni partita sarà così, di conseguenza ben venga la nota positiva che manteniamo l'imbattibilità, fuori casa abbiamo fatto comunque un punto, continuiamo la marcia, però ecco, è molto importante capire le fasi successive di questo percorso.